questo club secondo me non ci sarebbe stata alla fin fine una Serie A se non ci fosse stata nella torta anche la fetta di spinta dal basso, fondamentale, necessaria per le vittorie, secondo me. Vittoria intendo dire non della domenica, intendo dire dei percorsi. C'è stata una grande spinta perché alla fine sempre più gente ha lavorato per il club, sempre più gente ha partecipato volontariamente anche per il club, sempre più gente ha voluto che il prodotto pallacanestro a Trento migliorasse, con grandissima differenziazione delle mansioni, con grandissima serietà. Contemporaneamente è arrivata dall'alto, per cui la Serie A non è stata soltanto un cappello, che è un po' su tutto il movimento cestistico trentino, a mio modesto parere, ma prima nei campionati importanti precedenti di Lega 2 e di Serie B. Quindi spingi da sotto, spingi da sopra e alla fine siamo rimasti insieme in un percorso che ci vede crescere quotidianamente. E secondo me la Serie A c'è anche per questo. Tutto ciò che coinvolge la squadra è meticolosamente preparato, quindi anche la parte mentale. Magari la mia può essere un po' globale e poi andare piano piano nello specifico, nell'analitico, dove gli assistenti partono già da diciamo direttive che ci siamo poi preparati insieme, quindi vanno un po' direttamente al giocatore. La curiamo molto perché secondo me poi la domenica sopportare lo stress di una partita e ogni settimana, anche due volte, i momenti negativi e positivi, sono comunque ragazzi che stanno diventando uomini, anche loro, sono ragazzi che hanno comunque età diverse e credo che debba essere allenato, per cui anche una cosa a cui tengo moltissimo, cioè l'esaminare l'errore, il superarlo, il trarre forza da ciò che si sbaglia, è una cosa che non può venire fuori così improvvisamente alle 6:15 della domenica. Va lavorata durante la settimana, non la guardo la classifica, io non ho avuto mai proprio per modus mio di pensare questo, lavoro sempre per cercare la domenica dopo di vincere la partita, intanto migliorare la squadra, intanto mettere a posto tutte le cose che devono essere messe a posto, migliorare nei singoli, migliorare nella squadra. Non vuol dire fare il passo come la gamba, non ambizione, non vuol dire noi giochiamo per vincere, chi gioca qui gioca per vincere, si allena per vincere, chi allena qui allena per vincere a tutti i livelli, noi abbiamo questo tipo di mentalità, però con i piedi saldi a terra,